Niente, io direi di coinvolgere a questo punto Gigi Bignotti, che è la spalla di Rinaldi in questa operazione di recupero culturale e letterario. No, l'allievo, non la spalla, l'allievo. Allora, io ringrazio soprattutto Zerbi di avermi invitato. Per me è una cosa particolarmente toccante essere qua a Sannazzaro, perché è il paese dove sono cresciuto, dove ho tirato i primi calci a un pallone con mio cugino a casa di mia zia, che è qua presente, e siccome non avevo stoffa ho lasciato subito perdere, quindi ho lasciato stare il calcio. Per fortuna non volevo aspettare come Nilito fino a 30 anni per esplodere, avevo più fretta, allora mi sono messo a fare il giornalista, ho lasciato Nilito, dai. Quindi adesso per me è molto difficile, anche per l'emozione, un po' per la stanchezza, sono partito alle 6:30 stamattina da Venezia, quindi sono quello che arriva da più lontano. E la voce mi è tornata ieri, perché ho esultato un pochino dopo 45 anni che aspettavo un evento, sabato scorso. E adesso per fortuna mi ha anticipato Claudio, parlando di Brera nel modo più competente e profondo possibile. Io butto lì solo due concetti allora, di questo libro appunto che sto aggiornando, che spero esca entro i mondiali. Perché secondo me, dunque intanto io e Claudio, è molto importante dirlo, non cerchiamo in nessun modo di copiare o scimmiottare Brera. Il libro è di Brera fino al 90, dopodiché è un aggiornamento, aggiungiamo i dati, aggiungiamo i tabellini, i risultati, quindi questo è importante subito da chiarire. E mi è particolarmente gradito averlo preso in mano nel 2006, cioè dovendo fare il 2006-2010, intanto perché devo scrivere del 2006, che è stata la grande vittoria dell'Italia, e poi perché secondo me in questi ultimi 4 anni, e vorrei scendere un attimo nell'analisi tecnica che farebbe tanto piacere a Brera, in questi ultimi 4 anni soprattutto il calcio è cambiato e il gruppo è diventato molto più importante della tecnica in senso proprio. Quindi già dalla vittoria dell'Italia e fino alla vittoria secondo me dell'Inter di sabato scorso emerge questa importanza del gruppo, del calcio, cioè dell'unirsi, dell'aiutarsi a vicenda, tutti per uno, uno per tutti, che fa diventare le squadre veramente forti e imbattibili e vincenti, come è stata l'Italia nel 2006, come è stato l'Inter fino a sabato. E se lo vorrei, per favore un po' di silenzio, però, magari dico due cose calcistiche su cui non so se sarete d'accordo. Ci sono due aspetti del 2006 che forse non sono stati troppo messi in risalto. Intanto il capocannoniere della squadra italiana, campione del mondo nel 2006, è stato un certo Marco Materazzi. Ha segnato 2 gol più un rigore decisivo. È quasi incredibile, non c'è memoria, della squadra che vince i mondiali, in cui il capocannoniere è tra l'altro uno che viene dalla panchina, che entra per caso e che non ha assolutamente il ruolo di bomber. Quindi l'Italia vince i mondiali con un capocannoniere che è un personaggio, tra l'altro, che si deve saltare una partita per squalifica dopo l'espulsione con la Cecoslovacchia, molto discusso, e che comunque è quello che segna più gol. E già questa è una dimostrazione di cosa voglia dire il gruppo. Seconda cosa, per la prima volta nel mondiale 2006 non esistono più le squadre materasso. E lo dimostra il fatto, intanto appunto i bomber, non c'è più chi segna 8-10 gol, ma il capocannoniere è Klose della Germania con solo 5 reti. Non esiste una squadra materasso, cioè nessuna squadra subisce passivi pesantissimi, e in particolare una squadra, la Svizzera, non so se vi ricordate, esce ai quarti di finale senza aver subito gol e senza aver mai perso. Nella fase di qualificazione vince una partita, ne pareggia 2, va ai quarti con l'Ucraina, la partita finisce 0-0, perde i rigori e la Svizzera è eliminata, va a casa senza aver subito gol e senza aver perso la partita. Questo è molto strano in particolare e dimostra che appunto il calcio è cambiato. Io mi sto riferendo ai numeri così non posso essere smentito, in modo che dico queste piccole cose. Adesso siamo nel 2010 e io inizio il capitolo 2010 dicendo che il bis, cioè ripetersi, è quasi impossibile. L'ultimo che ci è riuscito è stato il Brasile, 1962, in Cile. Il Brasile fece la doppietta, cioè replicò il titolo del 58. Dopo il 62 non c'è riuscito più nessuno, quindi sono passati 40, no,
anni senza che nessuno sia riuscito a ripetersi. Speriamo ce la faccia l'Italia, ho qualche dubbio, però butto lì la provocazione, secondo voi come andrà a finire? E siccome Brera diceva che a fare pronostici è difficile, gli sbaglia solo chi li fa, anch'io lo faccio, e secondo me questi mondiali andranno o al Brasile o alla Spagna, sono le due squadre che io vedo più toste, più favorite, più gruppo rispetto alle altre, quindi butto lì questo pronostico, vi ringrazio, vi saluto e ancora parlare.